Oggi sul cellulare magazine.it proviamo l'NGM DG689, un telefonino con doppia SIM. Questo è il terminale, vediamo la ricca confezione cosa include. Secondo caricabatterie da tavolo, astuccio porta cellulare, scheda con adattatore micro a USB, a SD, scusate, porta USB per sincronizzare e ricaricare il telefono, adattatore da auto, cuffia stereo con tasto di risposta. Una seconda batteria, carica batterie da viaggio, supporto per il telefono che si monta così, permette di tenere il telefono in questa posizione, visto che una delle funzionalità della camera esterna, della camera, scusate, principale, è quella di essere utilizzata anche come una webcam una volta attaccato col computer con sistemi operativi come Windows XP. Manuale di istruzioni, un pennino di scorta, visto che è anche touchscreen, e in più auricolare Bluetooth con diverse cover. Rosso, grigio e bianco. Ma vediamo il telefono. Molto ampio e luminoso il display. Questo telefonino è anche touch, infatti, come potete vedere, sblocchiamo la tastiera senza tasti. Questo è il menu funzioni, poco intuitivo ma molto colorato e fumettoso. Sotto ci segnala che siamo già nell'applicazione, esciamo dall'applicazione in uso, non è multitasking. La rubrica, lo stesso, serve uscire dall'applicazione in uso. Qui ad esempio ci troviamo nel menu messaggi, dove per scrivere un messaggio si può utilizzare sia il tastierino alfanumerico che potete vedere qui in basso, particolare la scelta di mettere l'asterisco, lo 0 e il cancelletto sulla destra, questo per risparmiare spazio in fondo visto le dimensioni dello schermo. Bisogna un attimino abituarsi perché di solito lo 0 si cerca sempre sotto l'8. È possibile però avere anche un tastierino virtuale QWERTY da utilizzare col pennino. Il pennino è un po' sottodimensionato, specialmente per le persone con dita grandi. Il display, come dicevamo, è molto ampio, ha una risoluzione di 240x320 pixel ed è da 2,4 pollici a 262.000 colori. Questo telefono è un dual band, non c'è connettività AGE né OMTS né HSDPA, semplice GPRS, che può essere utilizzato solo con la scheda A. Infatti, come dicevamo, la particolarità di questo telefono è proprio la presenza del dual SIM, come si legge qui sulla sinistra. Una volta levata la cover posteriore potete vedere le due SIM, sia la A che la B. Sono contemporaneamente attive sia in entrata che in uscita di chiamate, questo anche per gli SMS, sia in entrata che in uscita. Per chiamare con, una volta digitato il numero, per chiamare con la SIM A basta premere questo tasto, mentre per chiamare con la SIM B si usa il tasto inferiore, oppure si può utilizzare anche il touchscreen. Sono
Sul lato sinistro troviamo il bilanciere del volume, mentre sul lato destro l'espansione attraverso schede micro SD. Nella confezione ne troviamo una da 1 GB, oltre ai 128 MB di memoria interna. Qui è alloggiata la porta per la sincronizzazione e la ricarica. Macchina fotografica alloggiata nella parte posteriore da 1 megapixel e 3, che funziona discretamente. Peccato non abbia l'autofocus né il LED flash. Lo speaker è posto sui lati ed è stereo, mentre nella parte, nella copriscocca della batteria, troviamo il logo della camera, della webcam, infatti come abbiamo detto prima funziona da webcam, music perché è un lettore di MP3 e 3D sound perché il suono è stereo e molto profondo. Il tutto viene venduto in Italia a 289 euro, che per un prodotto del genere, con la possibilità di utilizzare la doppia SIM, le due SIM in contemporanea e accessori Bluetooth, tra cui anche una seconda batteria e un caricabatteria anche da tavolo, è un prodotto molto molto interessante. L'audio è discreto, c'è una piccola differenza tra le due SIM, questo crediamo dovuto all'operatore. Infatti ci sono due antenne, sia una per la SIM A che una per la SIM B, questo per far sì che vi siano, in questo telefono ve ne siano due in uno, in modo da avere le due linee attive contemporaneamente. Per cellularemagazine.it, Emilio Vignapiano con l'NGM DG 689.